Buonasera a tutti e bentornati su 12 TV e benvenuti a una nuova puntata di Cat. Signore e signori, Leo Janà. I cannot give the reasons. I only sing the tunes. The sadness of the seasons. The madness of the moon. Una voce pensata non tanto come strumento, o meglio, non tanto come imitazione di strumenti acustici, come spesso si usa per esempio in altri generi, come appunto nel jazz vocale un po' più tradizionale, che imitano magari proprio il suono di alcuni strumenti, come appunto il sassofono, anche nel tipo di fraseggio. C'è proprio un esempio, cioè su una nota che suonerebbe senza preparazione e una nota con preparazione. Allora sì, infatti già c'è una piccola parte preparata. Allora, questa è una nota normalissima del pianoforte e questa è una nota preparata. Se ne vuoi parlare, ne parliamo, se no suonatelo, perché io sono felicissimo se lo suonate. Bene. Grazie. Signore e signori, playtime. C'è una sorta di interpretazione personale della dizione, del come dici cosa. Non ho detto tutte le note con la stessa inflessione di accento, in qualche modo. Quindi l'elemento dinamico all'interno della pronuncia è fondamentale. Enrico Zanisi. C'è un quarto elemento che è fondamentale, almeno per quanto mi riguarda, che è la forma. Cioè, quando un brano riesce ad avere una forma definita, insomma, e quindi l'ascoltatore riesce a capire, come in una piccola storia, chi è il soggetto, chi è il controsoggetto. È il momento dell'Orgia Assassina. L'intento dei nostri autori per l'Orgia Assassina è quella di fare una jam session con tutti gli artisti che sono pervenuti qua stasera, ma una jam session un po' particolare, ovvero una jam session mutilata. In order to there.
giocare ritmicamente invece con quello che faceva lui. E ci sono state varie interazioni, si sono creati secondo me in generale 2-3 quadri sonori. Io ho cercato tutto il tempo di capire dove erano i bassi e dove erano gli alti, perché avendo questa visuale qua, in sostanza la mano sinistra che suonava gli alti e la mano destra che suonava i bassi, e quindi per il resto ho cercato, diciamo, di essere più musicale possibile in questo modo. Però di fondo quello che facevo io era cercare di immaginare che fossi un prolungamento delle cose che facevi. Grazie a tutti e alla prossima.